eccetera, danno sempre questa fotografia di un'Italia che davvero a livello di educazione finanziaria è insufficiente, perché di questo si tratta. Guarda, io poi peraltro preferisco chiamarla consapevolezza finanziaria, perché già utilizzando la parola consapevolezza piuttosto che educazione finanziaria si capisce meglio come tutti debbano avere delle basi appunto di finanza, perché, e qui rispondo alla tua domanda immediatamente, il primo errore che facciamo e che ci fa restare indietro su questo tema è proprio perché pensiamo che l'economia e la finanza siano due materie di cui si devono occupare solo gli addetti al settore, chi vuole lavorare in ambito economico-finanziario, invece sì. Non è così, perché l'economia è tutti i giorni, è intorno a noi. Io dico sempre Rosita, quando usciamo la mattina e dobbiamo andare a fare la spesa e allora diciamo a cosa devo comprare, scriviamo la lista della spesa. Guardate, anche quello è un gesto economico, perché se noi vogliamo comprare il giusto senza sprecare, perché sprecare significa buttare via i soldi, se vogliamo comprare il giusto, noi dobbiamo fare la lista della spesa, e sembrano degli accorgimenti inutili, invece sono fondamentali. Quindi le scelte economiche riguardano tutti ogni giorno, però non riusciamo a capirlo, c'è proprio una distanza. Quindi ecco, la prima motivazione che mi sento di darti è questa, che pensiamo che non sia affar nostro, che è l'errore più grosso che possiamo fare. Giornalista ormai da tanto tempo, anni fa mi hanno proposto di seguire la politica, prima italiana, poi piano piano è venuto da sé che avrei dovuto occuparmi anche di economia, perché sappiamo, no, insomma, l'economia e la politica vanno o dovrebbero andare di pari passo, però insomma di fatto è così. E poi da lì ho cominciato ad entrarmi nel mondo dell'economia e sono passata anche al mondo della finanza in senso più stretto, e inizialmente io avevo non una resistenza, ma mi dicevo, ma perché dovrei occuparmi io di finanza? Perché ai tempi ovviamente ragionavo diversamente, e poi invece mi sono accorta che intanto riguardava, e come anche me, io dico sempre, se non ti occupi di economia e di finanza, prima o poi l'economia e la finanza si occuperanno di te. Vero. Ed è così. Non è una minaccia, che vuole essere di buon auspicio. Però poi mi sono anche resa conto che erano le modalità con le quali mi avvicinavo alla finanza che cambiavano la prospettiva mia nei confronti della finanza stessa. Cioè mi sono detta, allora io ne devo parlare bene, allora cerchiamo di entrare con un meccanismo che è tutto mio, ciascuno ha il suo modo, no, di raccontare. E piano piano mi sono subito appassionata, perché devo essere sincera, non ci è voluto molto, ma piano piano sono riuscita a trasferire questa mia modalità di avvicinamento all'economia e alla finanza anche a chi mi ascoltava. E oggi sono passati anni, perché ormai mi occupo di economia da tanto tempo, il complimento, chiamiamolo così, più bello che mi possono fare è proprio questo, che riesco a raccontare l'economia in modo semplice, anche attirando l'attenzione di chi non è proprio in educazione finanziaria a scuola. Ora hanno inserito nel disegno di legge l'anno scorso l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione finanziaria, ma ancora siamo fermi. Perché? Perché ovviamente non l'abbiamo mai fatto, e quindi servono formatori, servono persone che sappiano spiegarla, ma persone reali anch'io non potrei insegnarla a scuola, perché ci vuole una formazione particolare. Insomma, speriamo. E poi dobbiamo sdoganare un po' l'argomento finanziario, perché è ancora un po' un tabù, sai, no? Quando si dice, penso questo avvenga anche a Londra e in Gran Bretagna, un po' che è quasi, insomma, poco educato, poco... come dire, consono parlare di denaro, di soldi. Ne ho scritti due sull'educazione finanziaria, il primo con a quattro mani con un analista finanziario, Enrico Gei, io speriamo che la borsa sale, il secondo solo a firma mia, la finanza per tutti, anche per chi non l'ha mai capita, ed è indicativo, no? Cioè diciamo che il primo aggiunge a nozioni basiche anche delle questioni un po' più operative, quindi di come entrare a mercato, di come diffidare, ecco. Il secondo invece è proprio ancora più basico, quindi davvero per tutti, cioè non a caso abbiamo voluto chiamarlo così, io e Murcia, sono editi entrambi da Murcia Editore, perché ci sono, c'è la spiegazione di tanti concetti, per esempio lo spread, per esempio cosa significa inflazione, no? Adesso ovviamente la conosciamo tutti quasi il significato di questa parola, però fa proprio il punto su ciò che conviene sapere oggi per poter avere una consapevolezza finanziaria maggiore, per avere una consapevolezza finanziaria, perché visto che siamo così indietro,
indietro, dobbiamo veramente partire quasi da zero. Bene, non c'è due senza tre, quindi io immagino che magari quest'anno oppure nei prossimi mesi qualcosa ci sarà, un tuo terzo libro, perché no, mi ci piacerebbe tantissimo. Noi ti ringraziamo intanto per essere stata qui con noi su London One Radio e averci dato comunque dei dati molto interessanti sulla situazione finanziaria in Italia, dei nostri cari italiani che a quanto pare sono un po' indietro, ma credo che con consapevolezza ed educazione si possa fare qualcosa per migliorare. Grazie Emanuela. Grazie a voi davvero, è stato importantissimo e bravi che vi occupate di questo. Se verrò a Londra, verrò a trovarvi sicuramente. E noi ti aspettiamo. La prima occasione.